Stefania Chiaraluce e mi trovo qui nella splendida Rocca Paolina di Perugia per il vernissaggio della mostra Non c'è bellezza senza mistero. Sono qui con il dottor Antonio Lagioglia della San Giorgio Arte, che ha organizzato questa mostra insieme alla Casa degli Artisti. Qui ci sono gli artisti degli Arcani. Il movimento degli Arcani può dirci che movimento è? Il movimento degli Arcani nasce nel 2011 da un'idea del professor Paolo Levi e supportata dalla San Giorgio. Praticamente è un gruppo di 10 artisti che seguono un percorso di bellezza, e ovviamente dove c'è bellezza c'è anche il mistero. Franco Cisternino, artista del Movimento degli Arcani, perché le donne? È un ciclo pittorico nuovo, diciamo che io in genere affronto tematiche differenti, questa volta ho affrontato quello delle donne perché da uomo e da padre ho voluto affrontare una tematica un po' difficile, vedendo le mie bambine in età di sviluppo, volevo vedere, indagare su come loro affrontano la realtà, quindi la vita di tutti i giorni. Il velo che indossano in genere sono dei veli tesi come se fossero influenzati dall'opinione pubblica, dalla società. Con le mie opere ho scelto l'alluminio specchiato per portare gioia e luce a chiunque le possieda. Quindi il significato soprattutto è questo, dare una luce, una dare positività. Dare luce, sì, e allegria alle persone, perché questo materiale brilla tanto. E con questa opera ho voluto esprimere la mia libertà di volare verso i miei sogni, le mie passioni, uscendo dal conformismo che è rappresentato dalla cornice. Ciao Isabella Salari, una giovanissima artista. Com'è nata la tua voglia di dipingere? Nonostante ero molto piccola, già mi ero confrontata con una realtà di grandi. E ho fatto la prima mostra a 11 anni con il Centro Pittori di Via Margutta, che è un'associazione a Roma. Hai dipinto subito l'astratto? Sì, da subito. Io ho iniziato con l'astrattismo. Ti piace quindi la manualità, sì, oltre il colore? Esatto, la manualità. Sperimentare per crescere, ovviamente. Esatto, sperimentare molto. Quindi il mio gesto è un gesto molto gestuale, istintivo, proprio come l'espressionismo astratto, diciamo, del Novecento. Come nasce la Casa degli Artisti? Si nasce nel 2005. Da un'idea di un gruppo di artisti, lì prima 7, 10, poi via fino a crescere un numero di ora 500 un po' di artisti. Realizziamo mostre in Umbria, non solo in Italia, ma soprattutto facciamo corsi d'arte, pittura, scultura, fotografia. Storico e critico dell'arte, dottor Andrea Braffoni. Perché non c'è bellezza senza mistero? Perché la bellezza dell'opera d'arte sta dietro l'opera, sta nel suo disvelarsi. A tutti i visitatori che arriveranno qui e che si troveranno appunto a dialogare da un lato con la storia e dall'altro invece a essere parte di una storia che dovrà essere, che dovrà divenire. Franco Paletta, scultore. Da dove nasce la tua arte, Franco? Allora, le sensazioni io le trasformo in segni e corte che diventano rilievi in superficie e forme tridimensionali nello spazio. Queste sculture sono nate nel 1968, sono dei corpi vuoti luminosi. Io lavoro essenzialmente con la forma e con il vuoto. Il vuoto che diventa un atto spirituale, perché è una concezione filosofica sia dell'Occidente sia dell'Oriente.